Ciao a tutti e benvenuti al Buon Parler, variante del mio talk show che trova differenza in una ripresa alla riaperta. Quest'oggi sono vicino all'Holiday Inn o Winner e sono in compagnia di Eleonora Ricciolini. Prego, prego Eleonora, buongiorno. Buongiorno. Ciao, ben trovato. Allora, iniziamo la puntata sapendo i tuoi dati in generale, senza dirmi l'anno, quando sei nata, il giorno, dove vivi e cosa fai nella vita. Allora, sono nata a Foligno e faccio l'agente di commercio per l'azienda dei miei genitori. Ho 28 anni. Hai detto l'età, non te l'ho chiesto io, no? E via a Foligno. Sì, okay. No, vivo a Stello. Okay. Ieri sono andato al mare, passando per la nuova strada che collega sì. Fuentivita Nuova. Sì. La conosci? Sì, la conosco perché okay. Ho fatto i lavori io con la mia azienda, quindi la conosco molto bene. C'è una costante ricerca nella vita di un minor tempo, è una massima velocità delle cose? Sì. Tendiamo a avere l'ultimo telefono perché sì, è più veloce. Sì, sì. Anche con questa strada abbiamo accorciato molto i tempi tra l'Umbria e le Marche. Beh, in un'ora stai al mare. Sì, in un'ora scarsa pure stai al mare. Sì. Dipende da come vai con la macchina. Nella tua vita sì. Sei attenta ai tuoi orari? Molto. Sono molto attenta anche perché purtroppo, per fortuna, non lo so, ho una vita molto impegnata, quindi diciamo devo calcolare ogni minimo orario per cercare in una giornata comunque di fare tutto quello che devo fare. E questo da una parte è un bene, però da una parte è un male perché ti scordi delle cose diciamo più vere della vita, che alla fine uno non c'ha neanche il tempo di occuparsi. Io ti racconto un particolare, qui nel telefono la sveglia sì. Con nell'arco d'orario 15 volte la sveglia, nel senso 8, 8 e 5, 8 e 9, 8 e 16, sì. Mi segui? Sì, sì, sì. Quei ritardi che è sì, la solidaggine sì. Però sì. È un controsenso nella vita con il tempo libero, cioè l'orario e il tempo libero, mi segui? Sì. L'ora... in qualche modo come un controsenso. Sì, è come un controsenso perché alla fine diciamo che c'è nella vita di oggi ci implica comunque sia di lavorare e comunque lavorare anche tanto per vivere e quindi purtroppo cioè, smettiamo tra virgolette di vivere perché siamo come macchine alla fine. Sì, in qualche modo sì, siamo. Sì. Tra 10 minuti sono 40. Ti leggo una frase. Sì. Tra 10 minuti sono 40 minuti che mia moglie tra 5 minuti è pronta. Sì. Ho di aspettare la tua vita. Aspettare sì, ma tempo vuoto e aspettare no, non troppo, mi piacciono le persone precise, però nel senso comunque cioè nel lavoro che faccio comunque cioè il lavoro che devo comunque sempre aspettare, quindi ormai sono abituata. È l'attesa essa stessa il piacere, anche in una pubblicità questa frase. Sì, l'attesa sì, diciamo che a volte no, andiamo su cose private però... no diciamo che a volte nel senso vedi una cosa come molto lontana, no? E dopo diciamo quando la realizzi
dici, sei felice, però dici, Madonna, sembra che è passato subito. In realtà, quando stavi in mezzo a questo tempo, era una lunga attesa. Però è proprio forse quella la cosa bella che poi ci porta a andare in fondo fino ai nostri obiettivi, penso. Nella tua vita ti piacciono le conquiste che avvengono dopo molto tempo? Non, sì. E ripeto, non sto parlando di persone, no, sto no. parlando di vita. Diciamo, io ho un carattere che mi resta un po' difficile, perché quando desidero una cosa, diciamo, mi impegno subito e cioè apro una strada e la voglio chiudere subito, capito? Nel senso, non mi piace troppo portarla alle lunghe e aspettare. Però cioè, questo è il carattere mio, però nel senso che a volte non è così. Ariete. Mamma, molto. Le conosco come Ariete è molto molto tosto, nel senso che alla fine vuoi sempre arrivare a quello che vuoi te, non accetti compromessi. La tigna molta, però penso che nella vita di oggi senza tigna non fai niente. Diciamo che ti accontenti di una vita e ti fai anche, diciamo, mettere piedi sopra, quando invece funziona così. Quindi se non c'hai un po' di quel qualcosa in più che ti permette, diciamo, di andare avanti, sei un numero qualunque, e questo non fa parte di me, per ti me, piace del mio carattere. Trovare nelle persone onor generale quel qualcosa in più, mi segui? Sì ti piace? Sì, a me sì. Nel senso che per me è quello è una cosa fondamentale, perché c'è quel qualcosa in più che ti permette comunque di vedere sempre oltre, perché comunque anche noi qui viviamo in un posto, diciamo, provinciale dove purtroppo la mentalità non è questa. E io, facendo anche un lavoro che per fortuna, perché io non sopporto di stare sempre, diciamo, nello stesso posto, mi porta a andare fuori, quindi cioè, poi alla fine ti rendi conto che cioè, il mondo, la vita è un'altra cosa, non è fare la passeggiatina al corso o andare vestito con l'ultimo abito di moda. Scritto una poesia, una massima, prima su Facebook. Al corso ci vai per due motivi: guardare e farti guardare. Sì. In qualche modo è così. In qualche modo sì, è così. Hai pregiudizi con il prossimo? No. No, non ci penso. Penso a, cioè, nel senso, vivo il momento e penso sempre a migliorare le mie potenzialità e quello che sono io, cercare di migliorarmi io come persona, però cioè, non ho paura. Non ho paura del prossimo e non ho paura di quello che avverrà. No. Vivo. C'è una frase che ha detto mio nonno, che purtroppo è venuto a mancare a gennaio. Sì. Che io mi ricordo molto bene, un proverbio. Sì. In cui dice: abbi del tuo che nulla ti manca. Chi fa da sé? Abbi del tuo che nulla ti manca. Sì. Chi fa da sé? Fa per te. È vero. Questa è una cosa che diciamo è assolutamente vera, perché io l'ho riscontrato proprio nella vita, nel senso che quando vuoi arrivare a un obiettivo, oppure comunque hai una difficoltà, devi sempre poter contare su te stesso, perché comunque sia, è brutto dirlo, ma le persone non sono tutte vere, anzi in questa società di oggi ce ne sono molto poche, quindi diciamo che quando è tutto bello sono tutte vicine, quando incomincia a essere qualcosa che non va bene poi sono molto egoiste, ecco, e quindi diciamo l'aiuto
Quanto è formale la società ad oggi? Mi ci metto di mezzo, perché sì, quando io do un pensiero sì, del tipo del corso, sì, sì, però tendo a dare un pensiero formale. Sì. Quanto è diventato formale ad oggi, secondo te? Molto. Molto formale, perché in realtà tendiamo tutti a guardare l'apparenza, no? La forma, quando in realtà, e giudichiamo, quando in realtà ogni persona ha un percorso, una vita, e nessuno si può permettere di giudicare. Se tu non conosci quel percorso e non sai, diciamo, quella persona, la sofferenza che magari ha avuto, gli intralci che ci ha avuto per fare quello che ha fatto, dove è arrivata, quindi non bisogna guardare, diciamo, il punto dove arrivi alla fine, ma devi guardare tutto il percorso. C'è un momento nella tua vita in cui ti sei sentita donna? Sì. Da ragazzetta? Sì. Sì, hai sì. Hai avvertito questo? Sì, sì, questo l'ho avvertito circa da 2 anni, questa cosa, che mi è cambiata molto la vita e ho fatto una scelta, sono andata a vivere da sola. Dov'è? A Spello. Aspetta, sì. No, sono nata a Foligno e vivevo a Foligno con i miei, ma io abito a Spello, ho fatto questa scelta 3 anni fa e prima, diciamo, sono andata in affitto perché avevo dei problemi con i miei genitori, quindi ho intrapreso, diciamo, questa strada da sola. E questo percorso non è stato facile per me. Sai cucinare? Sì, mi piace molto cucinare. Mi autoinvita. Certo. Grazie. Certo, mi piace molto cucinare anche i dolci. Tiramisù, pinguino, mi piace. I dolci mi piacciono molto. Molto bene. Ti piace nella tua vita l'evoluzione che si fa? Dentro di noi? Sì, molto. Ogni giorno è un giorno in più per imparare qualcosa, quindi è la cosa principale questa, penso. Ricordo il mio canale YouTube, che è youtube.com/thepurparle. Le nostre risate, vi auguro buona vita a tutti. Grazie, buona vita anche a te. Ciao. Ciao.